Eccoci nuovamente rientrati in studio, proseguiamo con la lettura dei quotidiani per quanto riguarda le pagine del comprensorio. Si apre con il quotidiano La Provincia con la pagina di Santa Marinella. Il circolo Pertini evidenzia l'aumento di criminalità nella Perla. Preoccupazione per i gravi fatti di cronaca che si sono susseguiti in questo periodo. Elogia le forze dell'ordine e critiche all'amministrazione comunali. Carletti e Caccioni, Santa Marinella è sempre più una città dormitorio. Lasciare il territorio in mano ai malavitosi è un errore che non ci possiamo permettere ai fini della sicurezza di tutti i cittadini. I nostri amministratori devono investire in cultura e sicurezza. Passiamo a parlare della città di Ladispoli. Caravaggio è morto a palo? Da ieri sono cominciate le intitolazioni delle vie ai pionieri. Questo è il dubbio che scioglierà nel convegno in sala consiliare oggi pomeriggio, ovvero si è tenuto ieri alle 17:30. Passiamo ora a parlare della città di Tarquinia e di politica. Meraviglia, candidato del PDL UDC, critiche da Fiaccadori, Olmi e Minniti. A poco più di un mese dalle elezioni è lotta interna nel centrodestra. Passiamo ora alla cittadina di Tolfa, due erogatori d'acqua naturale e gassata a prezzi accessibili a tutti, iniziativa del consigliere Finori. Sempre pagina comprensorio, si ritorna a parlare di Santa Marinella. Da oggi il Comitato dei Cittadini Elgattici presidiano il Castello di Santa Severa, iniziativa popolare per salvare il maniero. Ad Allumiere, successo per scatti di pace. La mostra è il ricordo di Caffà, inaugurata anche la sala a Vittori. Passiamo ora a leggere pagina successiva all'interno del quotidiano della provincia dedicata proprio alla manifestazione contro la discarica. Territorio mobilitato contro la discarica. Hanno partecipato anche il sindaco Moscherini, l'onorevole Tidei e Luciani. Delegazione allumierasca alla manifestazione a Roma. Presenti anche i rappresentanti di Cerveteri e di Tarquinia. Ma andiamo ad approfondire questa notizia ascoltando questo servizio. Grande partecipazione del territorio alla manifestazione a Roma presso la prefettura insieme a tutti i comitati del Lazio contro le mega discariche e contro gli inceneritori. Critico Bessio, presidente dei Verdi, verso la Regione Lazio e il commissario Pecoraro. È assurdo che Polverini e il commissario governativo Pecoraro si oppongano al piano di Clini. Condividiamo la posizione del ministro per quanto riguarda la differenziata e la bocciatura dello studio sui siti della Regione, che è pieno di fattori escludenti. Chiediamo quindi a Polverini e Pecoraro di allinearsi. Ho partecipato alla manifestazione per dire no al tentativo di realizzare una mega discarica nei boschi di Santa Lucia, ha spiegato l'onorevole Pietro Tidei. Ero l'unico parlamentare presente. È altissimo il rischio che Civitavecchia e il suo comprensorio si trovino ad essere la pattumiera di Roma. Dobbiamo mantenere alta la guardia. Anche il sindaco di Civitavecchia, Moscherini, era a Roma. Ho aderito, ha spiegato per ribadire a chiare lettere la contrarietà di Civitavecchia a questo progetto. Rimaniamo della convinzione che ogni comune dovrebbe occuparsi dei rifiuti di casa propria, evitando di progettare mega discariche nelle aree limitrofe. Quella contro il sito ad Allumiere è una battaglia trasversale che non ha colori politici. Agguerriti i rappresentanti della delegazione collinare di Allumiere. Tutti insieme abbiamo detto di no a discariche e termovalorizzatori. L'unica via di scampo, spiegano dal comitato, rimane il vincolo ZPS, la distanza da Roma. Continueremo con ogni mezzo a lottare cercando di far valere i diritti di questo territorio, ha aggiunto il sindaco di Allumiere, Augusto Battilocchio, rappresentato da un suo consigliere. Tutti i comuni del comprensorio devono mobilitarsi e camminare insieme. Presente anche una delegazione di SEL guidata da Enrico Luciani. La manifestazione è andata molto bene, hanno aggiunto. Abbiamo messo in evidenza la grave incidenza che potrebbe avere la discarica sulla salute di tutti noi cittadini di questo territorio già troppo martoriato. È ora che Roma e tutta la Regione Lazio dia il via in maniera massiccia alla raccolta differenziata spinta. Quindi, Grande parte. visto che è una situazione sicuramente allarmante, dove bisogna rimanere certamente tutti uniti i comuni del comprensorio. Proseguiamo con la lettura, si continua a parlare di Allumiere.
Clima preelettorale infuocato. Il PRC potrebbe entrare nella coalizione PD, Rete, IdV e Socialisti. Dubbio in collina chi è il candidato di Fontana Tonna. Ma ora insieme andiamo a dare un rapido sguardo al quotidiano di Cerveteri, la Dispoli, La Voce di ieri domenica. Litorale Lazio, avviato il monitoraggio delle acque balneabili. La regione trasmette ai comuni i dati dei prelievi effettuati lungo la costa da Cerveteri a Montalto. Agaro Asili Nido, una nostra priorità, la Dispoli, intervento del candidato sindaco del centrodestra. Proseguiamo, parliamo della città di Cerveteri. La regione ha avviato il monitoraggio delle acque balneabili del nostro litorale. I comuni potranno intervenire sulle indicazioni rilevate. E qui ci sono proprio tutti degli articoli che, come dicevi, vecchie acque di balneazione, zona monitorata. Proseguiamo e andiamo avanti, si parla ancora di politica, equilibrio, trasparenza, legalità, punto ad una campagna elettorale leale, serena e senza veleni, intervista al candidato di centrosinistra Celestino Gnazzi. La destra applaude a rigore morale di Guido Rossi. Andiamo avanti, ancora Cerveteri. Tavolo tecnico con le componenti coinvolte per un dimensionamento scolastico giusto, la proposta di Claudio Pasquini, candidato alla lista anno zero. E qui ci sono comunque tutti articoli riguardanti molti la politica, anche a Cerveteri, le associazioni guardano gli obiettivi futuri, tutto in vista di quello che è sono le prossime elezioni. Qui per quanto riguarda la città di Ladispori, la giunta Polverini stanzia 193 milioni per il sociale nella nostra regione, deliberati fondi per la programmazione di servizi e interventi. Si prosegue, queste sono le pagine sportive che abbiamo già visto. Per quanto riguarda la città di Santa Severa, che c'è stata la manifestazione che purtroppo non ha avuto grande successo. Tarquinia. Anche qui, in vista delle prossime elezioni, ogni candidato comincia a presentare il programma. Ma ora, brevemente, rapidamente, prima di concludere dentro la notizia di quest'oggi, andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti all'interno dei quotidiani telematici. Iniziamo con civonline.it, dove appunto c'è proprio la notizia di apertura aggiornata, elezioni, fermento per la presentazione delle liste. C'è tempo oggi fino alle 20 e domani fino alle 12, fermento a Palazzo del Pincio in vista delle prossime elezioni amministrative in programma il 6 e 7 maggio prossimi. Tra oggi e domani infatti dovranno essere presentate le candidature. Ci sarà tempo per tutta la giornata di oggi fino alle 20 e per quella di domani dalle 8 alle 12. Salvo sorprese, saranno ben 9 gli aspiranti candidati alla carica di sindaco. Soccorso un crocierista colpito da ictus, intervento nella serata di ieri della Capitaneria di Porto. Pubblicati i risultati di 2 anni di monitoraggio dell'Osservatorio ambientale. Dopo 2 anni di monitoraggio, il Consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale ha pubblicato il report. Proseguiamo. Moscherini, una visione più strategica del territorio. Alla biblioteca comunale arriva il wireless, il sangue cordonale salva tante vite. Clima preelettorale infuocato, aumento della criminalità nella perla. Guerrucci fiduciosa per le nuove gare Enel. Andiamo a vedere big notizie. Clamoroso è di quest'oggi la notizia che comunque abbiamo già ascoltato nei servizi precedenti. Clamoroso nel PD rientra Guerrini. Ieri pomeriggio la firma per l'accettazione della candidatura. Riserve del direttivo, ma prevale la ragion pratica di chi dà i suoi voti necessari per vincere al primo turno. Elezioni, uffici aperti per la presentazione delle liste. I 600 nuovi appartamenti previsti dai piani integrati non servono. Manifestazione del Comitato San Gordiano Boccelle che si è svolta ieri nel parco di San Gordiano. Passeggero della Melody colpito da ictus e è stato velocemente portato a terra.
La rinascita della Pasqua riduca l'individualismo e ridia coesione alla comunità. E questo è il messaggio del vescovo Luigi Marrucci. Ceramiche nel mondo riapre i battenti, si chiamerà Ceramica Italia, subentra una nuova società che ha riassunto i 30 dipendenti più altri 10, l'annuncio al PD con la partecipazione del candidato sindaco Pietro Tidei. E queste comunque sono vecchie, andiamo a concludere con TRC Giornale. Vediamo colpito da ictus, crocierista soccorso dalla Guardia Costiera, oltre 100 firme contro la concessione del parco Spigarelli. Rinaldi dell'Italia dei Valori, nessuna richiesta da parte di Civitavecchia per i fondi europei. Riccotti, unica quota rosa tra gli aspiranti sindaco e Di Gennaro si candida con Tidei. Questi sono tutti articoli comunque vecchi perché risultano essere di sabato. Bene, per quest'oggi abbiamo concluso. Vi ricordo che il prossimo aggiornamento con l'informazione di Provincia TV è alle 13.45 con il telegiornale dell'Alto Lazio. Io vi do appuntamento a domani mattina alle 10.30 con Dentro la Notizia e vi auguro di trascorrere un buon inizio di settimana. A domani, arrivederci.